Frammenti dell'amore di Anacreonte. Lettura metrica. Il frammento 38 Gentili Prato dell'Eros Pugile si compone di dimetri ionici anaclomeni. E la lettura è questa. Ferudor, feroinon, opai, fere dante meuntas emin, Stephanus eneicon os me. Pros erota puctalizo. E il frammento 65 Gentili Prato, dopo il pugilato, si compone di Coriambi pentemimere giambico, detto anche reiziano, ossia il dimetro coriambico ipercatalettico. Questa è la composizione per ciascun verso. Calepos de puctalizon, nun danoreo de Canacucto, opollen ofeilo, ten carin ec fugon erota, deunuse pantapasi desmon, ton calepondi afroditen, feroi menoi non aggei, feror dudor paflazon, cae decaleoi, caris artios. Il frammento 140 Voit dei frammenti di Alceo, le armi per la guerra civile, poiché si descrive, ecco, una scena per una futura battaglia, una battaglia sicuramente di Alceo per conquistare il potere di Mitilene, è uno dei più interessanti. Non abbiamo la struttura classica, ecco, della strofe alcaica, come per Saffo la strofe saffica, ma abbiamo un ipponatteo, cioè il trimetro giambico scazzonte, più il gliconeo acefalo, seguito da doppio giambo. La lettura. Marmairei de megas domos calcò, paisa da re, che cos metai stega, lampraisin cuniaisi catan, leucoi cateper tenippioiofoi, neoisin cefal, laisin andron, agalmata calchi ai de passalois cruptoisin perichemenai lamprai gnamides ercos iscuro beleos torraches teneolino coilai te cataspides beblemenai parde calchi di cais patai parde zomata polla cae cupassides ton ucesti la teste peide protiston upergon estamentode. Il Partenio del Louvre è uno dei più famosi, scritto da Alcmane di Sardi. È un componimento di lirica corale, proveniente dal papiro ritrovato da Auguste Mariette nel 1855. Si compone di strofe, antistrofe ed epodo, e i metra sono vari: il dimetro trocaico catalettico, l'enopio, il dimetro trocaico catalettico, il dimetro trocaico sempre catalettico, l'enopio e il trimetro trocaico e il dimetro trocaico, ripetuto due volte. E anche l'alcmanio, è l'alcmanio catalettico. Erga, mason, cacames amenui, estitis sion tisis, od orbios hostis euphron. Ameran diaplegei ac lautos egon daedo, agidos to fos, oro, o talion, on per amin, agido marturetai faenen, e medute nepaenen, ut emomes taeni nacle na coragos, ud amos eido che gareme nauta, ec prepes tos operaitis, embotois stase ienippon, pagonaite lo foron canacapoda, ton lupopetridion oneiron ne uc
Oreis, omen, keles, enneticos adecaita, tas emas, anepsias, agesicoras, epantei, crusos hu aceratos, ton, ta griurion, prosopon. Διαφαντάντι το ηλέγω, αγεσικορά με ναύτα, αντεδεωτερά παιδαγιδό το ουέιδος. Ήπως υπενόη, κολαξάιος δραμέται, ταί πελέαδες γαρόμιν, ορτριαράι φαρός, φερόης εσ νύκτα δι αμπροσίαν ατεσέριον, άστρον αουερόμενάι μάκονταί, ούτε γάρτι πόφλουρας, τος ως κόρος ως ταμιούναι, ούτε ποί κυλός δράκον, πακούσιος ούτε νήτρα, λούδια νεάνιδον, ιαν όγλε φαρόν αγάλμα, ούτε τάι νάνος κόμαι, αλλούδα ρέτα σιέδες, ούτε σύλλα κίστε καί κλεσισέρα, ουδές αινέ συμπρότας εν τόισα φάσης. Ασταφείς δε μόι γενόητο καί ποτίγλε ποι φιλούλα, δαμάτερα τε ρατά τε φιαντένης, αλλά και σίκορα με πέρεϊ, ουγάρ ακαλής φιουρός, αγεσίκορα παράωτε, αγιδόι, αρένε, το στεριάτα με πάινε, αλλά τάνσι όι, δέξαστε, σιόν γαράνα καί τελόσκο, κορόστασις, ουε πόιμι, και γόν με αύτα, πάρσεν ως ματάν από τανό λελάκα, γλάουξε γόν δε τάι μεν αύτο, μεν αώτι, μάλισταιν, ουανδανένερο, ονόν γάρ αμήν γιάτορ εγέντον, εξ αγεσίκορας τε νεάνιδες, ιένεας ερατάς έπεμπαν. Il frammento 89 Page Davis, ossia il notturno, è uno dei più belli. Il frammento 89 Page Davis, ossia il notturno, è uno dei più belli di Alcmane e si compone di un enoplio più di trocheo, ossia un epitrito, dimetro più trocheo, il ferecrateo più dimetro giambico catalettico, il prosodiaco etifallico, il trimetro giambico e il prosodiaco più emiapes. La lettura è questa. Eudusi oreon corufai tecai Faragges, prones decai caradrai, fiula terpetatossa trefei melaina gaia, teres torescoi cae genos melissan, cae cnoda lembentessi porfiureas alos, eudusi doionon fiula panutte rugon. Frammenti dell'amore di Anacreonte. Lettura metrica. Il frammento 38 Gentili Prato dell'Eros Pugile si compone di dimetri ionici anaclomeni. E la lettura è questa. Ferudor feroinon opai, fere dante meuntas emin, Stephanus eneicon osme, ros erota puctalizzo. E il frammento 65 Gentili Prato, dopo il pugilato, si compone di coriambi pentemimere giambico, detto anche reiziano, ossia il dimetro coriambico ipercatalettico. Questa è la composizione per ciascun verso. Calepos de puctalizon nun danoreo de canacupto, opollen ofeilo, ten carin ec fugon erota,
Deunuse pantapasi Desmon, Don Calepondi Afroditen, Feroi menoi non agei, feror iudor paflazon, cae decaleoi, caris artios. Ardore e violenza di Eros, uno dei frammenti più belli del poeta ibico di Reggio Calabria, frammento 286 Page Davis. E Ibico, insieme a Simonide, Pindaro e gli altri, fa parte di quei poeti corali che nei loro componimenti usano diverse tipologie di metra. Ad esempio, qui abbiamo l'Ibiceo, che è un gliconeo composto da 8 sillabe proprio in dattili, quindi ta 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 ta. Sarebbe, ecco, quindi una sorta di esametro troncato. E poi abbiamo l'Alcmanio e il decasillabo alcaico da Alceo. E la lettura è questa: Erimena i te chiudoni ai, mali de sardo menai roan, ec potamon ina partenon capos acheratos ai, toinanti de sauxo menai, scheroisin ufernesin, oinareois talletoisin emoi deros, udemian Catacoitos oran, teu postero pas flegon, treikios boreas, aison para cupridos, azaleais, maniaisin, eremnos atambes, e crateos pedoten fiulassei, ameteras frenas. Il frammento da 31 volte, il tormento d'amore, ovvero simile a un dio, è una delle odi più famose di Saffo. E la struttura metrica è sempre in strofe saffica, cioè in decasillabo saffico per due, più l'adonio. La lettura è questa: Faineta moi, che nossi sos teoisin, emmenoner otis enantios toi, is danei, cae plasion adu fonesas upacuei, cae gelaesas imeroen to me mancardian enstetesin eptoaisen, osgares sido proceos me fonas, udenetikei alla camen glossa e age lepton dauticacro pur Upadedro machen, oppatessi, dudenoremme pirrombesi, dacuai, ademidros, cactetai, tromos de paisan argei, agrei, clorotera de poias, enni tetnachen doligo pideues, fainum me mauta. Strofe tristica di Saffo, composta da gliconeo, gliconeo più tetrametro eolico, detto anche saffico. Il papiro, il frammento numero 94 page, ossia il distacco d'amore di Saffo. La lettura è questa: Tetnachen da dolos telo, amepsis domena catelipanen, Polla caeto dei pemoi, oimos deina pepontamen. Saffo e ma sae coisa a più limpano, tan de gotan da me boman, cairoisa erchio cameten, memnaisa oista garos se pepe pedepomen, ai de me alla segotelo, omnaisa iai, caecae le pascomen, pollois gar stefanois ioncae brodon, crocion tumoi, cara paremoi, peretecao, cae pollois upe tumidas,
plectaisampa paladera anteon pepoemenais cae panta croasso muro brenteio liparo rudon exhalepso cae baileio. La Nenia di Danae, il frammento 543 page dei frammenti di Simonide e Diceo, è molto interessante, composto da strofe, antistrofe ed epodo, perché è uno dei più elaborati ecco, per il punto di vista metrico del poeta. Abbiamo il docmio, il dimetro ionico più doppio trocheo, il coriambo più il digiambo, due adoni usati solitamente nella strofe saffica, l'adonio più il doppio giambo più il dimetro trocaico, il dimetro giambico catalettico, il doppio trocheo più il docmio, o uno ionico coriambo più il pentemimere giambico. Il digiambo più il pentemimere giambico, cioè un doppio giambo ipercatalettico. Poi abbiamo anche il prosodiaco e l'emiasclepiadeo, doppio giambo. La lettura è questa. O telarnachi enda idalea anemoste nin pneon. Chi ne teisa telimna dei mati? Ereipen uc adiantoisi parenais, amfi te persei balen filanchera, ei pen. Totecos, oion coponon, sudaoteis galateno, deturi gnosis, en aterpei durati, calceo gonfo nucti talampei, quaneo tednofo tateis, alman diupertenteam coman bateian. Pariontos cumato suc alegei sudanemu togon, porfiurea caemenosen, clani di calon prosopon, ei detoi dei non toge dei nonen, cae cennemon rematon lepton upeices uas, celumai deude Brefus eudeto de Pontos, eudeto da Mertron Cacon, metabuliade tis faneie, Zeu, pater exeo, otide tarsa leonepos, eucomai cae nos pidicas, sugnoti moi. Dal Corpus Theognideum, versi 53-68, i nuovi cittadini di Megara, ossia i cafoni arricchiti. Ovviamente la composizione è in distici elegiaci, un esametro dattilico più pentametro dattilico, e la lettura è questa. Chiurne, polis, mentede polis, laoi, dede alloi, oi prostute dicas, ede sanute numus. All'anfi pleura Isidora Saigon catetribon, exo dostela poi tes de nemonto poleos, che nun eiste agatoi lupaide, oi de prim estroi, nun dei loitis ken tautarecoita ero esoron. Allelus da patosin, e pallelo sigelontes, ute cacon gnomas e dotes utagaton, medenatonde filon poieo polupaide aston. E tu mu creies unica medenies, alla doceimen pasin apo glosses filoseinai, crema de sum excess, medeni medeni otiun. Spudaion, gnose garoizuron, frenasandron, os frine pergoisin pistis epudenia, alla dulus apataste poluc plochias tefilesan, utos os andres meceti sozomenoi. No.
Altra tipicità del poeta Anacreonte è la descrizione dei tipi, insomma, questi bozzetti, queste figurine, ecco, di personaggi popolari e borghesi dell'Atene, insomma, del sottobosco, della società. Questi poveretti, insomma, queste prostitute, queste tero, questi cafonacci arricchiti come Artemone, il gaglioffo arricchito, che vogliono sembrare, ecco, più altolocati, vestendosi in maniera stravagante, però alla fine rimangono appunto dei poveri burini, ecco, come il Liberto Trimalcione, che diventa un gran signore nel romanzo di Petronio, il Satiricon. E la strofa è tristica, ma comicamente tristica, composta di due tetrametri coriambici anaclastici e di un dimetro giambico acataletto. Cioè, dimetro coriambo più dimetro giambico, trimetro più coriambo più giambo, e il dimetro coriambico più dimetro giambico, eccetera. Primmen con berberion calumates fe comena, cae xulinus astragalus en osi, cae psilon peri, pleuresi derion boos, ne plutonei luma, caces aspidos artopolisin, catelopornoisin omileon poneros artemon, cibdelon euriscon bion, pollamen enduritites aucena polla dentro co, e polla denoton scutine mastigitomicteis comen, pogona tectetil menos. Nun depibaine satineon crusea foreon catermata, pais ciuces cae sciadisken elefantinen forei, gynaixin dautos. La preghiera scherzosa al dio Dioniso di Anacreonte è uno dei motivi, ecco, della poesia leggera e scherzosa tipica di questo poeta che usa il verso eolico, ossia il gliconeo più il ferecrateo in questa struttura strofica. Il dimetro è polischematico, appunto, perché il gliconeo e il ferecrateo hanno diverse sostituzioni, però c'è sempre quasi appunto il gliconeo. E la preghiera inizia con la maniera degli inni cosiddetti omerici, quindi solenne, che descrive, ecco, le qualità di questo dio, e poi chiede, ecco, di essere consigliere d'amore verso un ragazzetto di cui è innamorato il poeta, quindi ecco il tono scherzoso. La lettura. Onaxo damales eros, cae nun fai quanopides porfure tafrodite, sum pae zusin epistrefeai, da upselas oreon corufas, guno mai se su deumenes, el temin che carismenes deucoles epacuein, cleobulo dagatos geneu sumbolos, tosemon derotao deunuse decestai. Nella commedia Le donne in assemblea di Aristofane c'è poco coro, quindi pochi versi misti, liberi, soprattutto per le parti, ecco, corali e dei protagonisti che interagiscono col coro, col corifeo. E l'inizio che voglio leggere è sempre ovviamente in trimetri giambici, fa parte del primo episodio, ecco, di norma, ecco, delle commedie, secondo le norme del metricologo Efestione. Qui, dal verso 60 e seguenti, della donna 1 e della donna 2 che interagiscono con la protagonista Prassagora mentre si stanno camuffando da uomini per partecipare all'assemblea, visto che all'epoca ad Atene le donne non potevano affatto partecipare alle assemblee pubbliche. Quindi dice la donna 1 a Prassagora mentre si stanno, ecco, riunendo di notte per travestirsi. Egoge proton men che cotas mascalas,
Loch Ness, da su teras cataper en sugec menon, e peito potaner reisaguran, oicoitu mu. Aleipsamene to somatolon dieneras, e crainomen estosa proston elion, cagoge doxuron decetes oicias, e ripsa proton, in adasunte iennule, cae meden eien etiguna ici prosperes, e cete de tus pogonas sus irete cain, passae sine min opote sul lego in età, nen ten e caten calon gegoge tutoni, cagoge epictatus, uc oligoca liona, umis de ti fate fasi cataneus igar, caimen tagaldumin oro pepragmena. Laconicas garecete cae bacterias, cae taimatia, tandreia, cataper epomen, e goge, e toitos chiutola on, exenecamen, totula miu tuti cateodontos latra. Lettura dell'inizio delle rane di Aristofane. Lettura metrica in trimetri giambici. La prima parte di questi episodi della commedia greca. Il giambo, il trimetro giambico si sa come breve lunga, ripetuto per tre, in modo da avere anche un scenario giambico, ecco, se vogliamo paragonarlo al latino, ecco, quello di Plauto e Terenzio. Però il giambo è uno dei tipi di metra con più sostituzioni nel recitato greco. Può esserci sullo spondeo, oppure il dattilo, l'anapesto o anche il tribraco. La lettura dei primi versi, dove ci sono Xantia il servo e Dioniso che si deve vestire da Eracle per scendere all'inferno. E ipotiton e iototon o despota, e poi sei gelosi noi teomenoi, neton di o tibule gei plen piezo mai. Tutto de fiu laxai panugar este de colè, medeteron asteion ti plengos tlibo mai, ti dai to panugeloion ne ponendia, tarronge mono ne keinopos, me resto ti, meta ballo menos tanaforno ti che zetias, me doti tu suto nactos e pemauto feron, e me cat tai resetis apopar de somai, me dei che teuo plen gotan mello xemen. Come possiamo vedere, ci sono, ecco, ci sono versi spezzati, cioè il trimetro giambico inizia con la battuta di un personaggio e poi termina con l'altro, insomma, che gli risponde o gli fa delle domande, insomma, lo interrompe. Questo procedimento è l'antilabbe, ad esempio. Ti dai topanu geloio nei po, ne dia, oppure tarronghe monon e che topos merreis, tutti col punto interrogativo. Andando avanti, sempre Xantia dice a Dioniso, ti dede dei metauta tasche ue ferein, e per poeso meden, om per flunicos, e iote poienca i lucis camepsias. Nenun poeses, o sego, et omenos, o tanti tu tonton sofismaton ido, pleine niam to presbuteros apercomai. O tris cacodaimon aro trachelo suto si, o titli betaimento de gelo ion ucerei. Il Cerilo e le Alcioni è un altro brano molto bello di Alcmane di Sardi, è il frammento 26 Page Davis, e proverrebbe, ecco, secondo i critici, da uno dei parteni di Alcmane, poiché non ci sono, ecco, versi corali, piuttosto qui c'è un bell'esametro
dattilico più un pentametro dattilico, cioè il distico elegiaco. È il poeta stesso che interviene nel coro delle ragazze, ecco, spartane del Partenio e ricorda, ecco, i bei tempi in cui riusciva a danzare, perché ormai è anziano e quindi si paragona al Cerilo che con le alcioni, ecco, quando è anziano riesce a volare essendo portato dalle ali di questi. Quindi una persona loquens. Quindi sono distici elegiaci e leggiamolo. Me ti par senicai, me ligaro esse iarofonoi, guia ferenne di una tai, bale de bale, cherulos eien, os de picumato santos, a malcuon essi potetai, ad essetore con alipo uros iaros ornis. Dal quinto episodio della Medea di Euripide, la lettura in trimetri giambici, dal verso 1021 e seguenti, il lamento di Medea per la morte dei suoi figli che si appresta a preparare contro il marito traditore Giasone. O tecna tecna sfon menesti de polis, caidome non li pontes atli anne me, poiché se tai metros este re menoi, ego des allen gaian e mi de fugas, Prince von, onastai capidein, eudaimonas, prin lectra cae gunaica cae gamelius, eunas agelai lampadas tanasketein. Odusta laina tesse mes autadias, allors ariumas hotecne exetre psamen, allos democ tun cae cate santen ponois, sterras ene cusen tocuis alge donas, e mem pote diustenos econ elpidas, pollasse enumin, gero boscese in te me, cae catra nusan cersineu periste lein, zeloto nantro pois in un dolole de glucheia frontis sfongar esterre mene lutron di axobio tonalge non temoi iu meis demeter ucet omma sin filois obsestes allos che mastantes biu feu feuti pros domitesque momma sin tecna. Il frammento 5.17 Page Davis, ossia S15 dell'edizione di Davis Finglas e dei poeti corali Alcmane, Stesicoro e Ibico, riguarda il pezzo più importante del poema epico perduto in versi corali di Stesicoro riguardante la Gerioneide, questo mostro che custodisce delle vacche sacre al dio Apollo e che Eracle deve uccidere in una delle sue fatiche. Quindi il mostro Gerione in questo frammento lo cogliamo proprio nel momento in cui una delle sue tre teste, visto che sono tre corpi attaccati in uno, viene trafitta dal dardo di Eracle che è nascosto. E i metra sono diversi, si compone di una strofe, antistrofe ed epodo questo carme. E ovviamente abbiamo il dimetro anapestico catalettico, una dipodia anapestica. Oppure per l'epodo il dimetro anapestico catalettico e l'alcmanio, cioè in riferimento al poeta Alcmane, ossia un tetrametro dattilico. La lettura è questa e si parte dall'antistrofe. Olesanoros aio lodeiru, odunaisin idras,
Sigado gepiclo padan, enereise metopo. Dia deschis sarca cae ostea daimonos aisa, dia danti cru, schete noistos eppo crota tan corufan, e miaine dar aimati porfureo, toraca tecae brotoente, apecline dar aucena garuonas epicarsionos ocamacon, atecataiscu noisa apalon, demas aips apofiulla baloisa ge. Un altro frammento di Ponatte dall'Epodo di Strasburgo, il frammento 115 vest, ossia l'insulto verso un compagno in cui Ponatte, usando il trimetro giambico più l'emiepes, ossia il mezzo esametro, augura a questo compagno proprio di finire nella rovina, di fare naufragio e di finire sbattuto fra le onde nella spiaggia più isolata possibile in mezzo alle alghe e alla sabbia. Chiumati plazo menos, cansalmi udesso, giumnon eufronestata, nei che sacro comoi, la boie nenta, pollana plese caca. Du, Leonardo ne donne, rige pepego ta tauton, et de tu gno, fuchi a polle pecoi, croteoi dodon tas os tuon epistoma, keimenos, agrasie, acron parareg minacuma, taute et eloi mani dei, os medicese laxefor chiosi ebe, to prineta iroseon. Di Ponatte, che usò il trimetro giambico scazzonte nei suoi frammenti, ossia il trimetro giambico ipponatteo, che gli manca un piede, per questo zoppicante, i frammenti 42 A, B, 43 Degani, corrispondenti 32-34 Vest, ossia la famosa preghiera al dio Hermes, in cui il poeta, ecco, che nonostante fosse ricco, si mostra come un povero straccione che ha bisogno, ecco, di soldi e di mantelli e scarpettine perché ha freddo. Ermè, fil Ermè, maiadeo chiullenie, e peu comai toi carta garca cos rigo, cai bamba luzo, dos clainan ipponati cai, chiu passis con, cai samba lisca, caschechisca, cai crusu, stateras ex seconda tute ructoicu, e moi garuc e docas, ut eco clainan, da seiaren caemoni farmacon rigeos, ut asce resi tu podas da seiesin. E cru fasos moi me qui met la regnutai. Il frammento 89 Page Davis, ossia il notturno, è uno dei più belli. Il frammento 89 Page Davis, ossia il notturno, è uno dei più belli di Alcmane e si compone di un enoplio più di trocheo, ossia un epitrito, dimetro più trocheo, il frecrateo più dimetro giambico catarettico, il prosodiaco etifallico, il trimetro giambico e il prosodiaco più emiepes. La lettura è questa. Eudusi oreon corufai tecai faragges prones decai caradrai fiula terpetatossa trefei melaina gaia teres torescoi cae genos melissan cae cnoda lembentessi porfiureas alos
Eudusi, Doionon, Fiula, Panutte, Rugon. Il frammento 1.32 Gentili Prato delle elegie di Solone riguarda l'inizio dell'elegia alle Muse, una delle poesie più lunghe e anche più interessanti del nostro oratore ateniese, filosofo annoverato tra i sette sapienti. Le poesie di Solone, ecco, come gli altri frammenti noti, come l'elegia a Fogo oppure l'elegia a Mimnermo sugli 80 anni, oppure l'elegia agli Ateniesi per la guerra, ecco, contro la Persia. Io venni araldo dalla bella Salamina, portando non un discorso, ma una poesia, un universo di parole, oppure ancora l'elegia contro la stoltezza degli Ateniesi che si credevano di essere tanto furbi, invece andavano a vendersi, ecco, per un piatto di lenticchie, credendosi delle astute volpi. Al primo tiranno di tutti, in questo caso Solone c'era contro il tiranno Pisistrato. Quindi tutte queste poesie, queste elegie, sono ovviamente in metro distico-elegiaco, esametro dattilico più pentametro dattilico. La lettura di questo frammento 1 dell'Elegia alle Muse è questa: Mnemosunes caei. Mnemosumes cae zenos. Olium piu alga tecna. Musae pierides, clute moi eocomeno. Olbo moi prosteon macaron dotecae prosapanton. Anthropon aiei doxa necei nagaten. Eina de glucu node filois, ectroisi de picron. Tois in men ai doion, tois de dei non idein, cremata di meiron menekein, adicos de pepastai, uc etelo pantos iusteron elte dice, pluton domen dosi teoi pagagigne taiandri, empedos ec nea tu putem. Ut me nos ec cofurenne. Ond andres timosi nufu brios uccata cosmon. Erce taialla di cois ed masi peitomenos. Uc etelon epetai taceos danamiges taiate. Arced ex oligu dignetai oste pistepuros. Flaure mentò proton aniere de teleuta.